Ciao, sono Alessia, sono una videomaker, sto lavorando a Genova. Un mese fa abbiamo fatto un videoclip per la canzone La guerra di Piero di Fabrizio De André e abbiamo ricevuto tanti commenti e tante domande. E quindi oggi volevo raccontarvi la nostra giornata quando abbiamo fatto questo videoclip e questa giornata non era facile. Preparazione era lunga perché ci è venuta questa idea per girare questo videoclip in autunno e poi abbiamo pensato come meglio fare, dove fare, perché ci serviva una pianura, però trovare una pianura a Genova non era facile. E abbiamo preparato storyboard, abbiamo trovato attori. Non abbiamo avuto budget, proprio quasi zero. Come succede spesso, tutto è andato storto perché dovevamo cambiare attori all'improvviso e quindi il nostro secondo cameraman è diventato il tedesco. Non siamo riusciti ad andare nel posto dove volevamo girare i video perché dovevamo andare in piani di praia. Abbiamo beccato la giornata più fredda con la neve, con le strade ghiacciate, quindi ci siamo fermati a mezza strada. Però abbiamo trovato questa salita che ci è piaciuta e quindi abbiamo deciso a fare le riprese lì. E visto che abbiamo cambiato attori, i costumi non andavano più bene. Due persone dalla nostra squadra sono tornate a Genova per cambiare i vestiti. E dopo che abbiamo fatto le riprese con la neve, dovevamo cercare una specie di pianura. E poi all'improvviso dopo un'oretta, abbiamo trovato questo posto, che ci è piaciuto tanto anche perché c'era una casetta in mezzo e questo ci ha dato la possibilità di fare le scene, diciamo, un po' più diverse, un po' più particolari. Questo è il nostro campo di grano, perché anche potete immaginare che trovare un campo di grano a Genova in febbraio non è possibile. Abbiamo avuto una giornata solo per fare tutte le riprese. Meno male che i nostri attori sono stati bravissimi. Facciamo una cosa, semmai diamo il via a lui. Quando lui spunta dall'albero, ti mi dici qualcosa così che io Sì. faccio per girarmi e lo vedo. Ok. Cioè almeno è capito. È quello che Sì. abbiamo appena detto, quindi fra La cosa più difficile era pensare come mettere i papaveri o mettere o non mettere perché stavamo pensando come fare perché i papaveri è una cosa abbastanza notevole nella canzone e quindi visto che non potevamo aspettare fino a papaveri veri, quindi abbiamo pensato di mettere i papaveri in post-produzione. Siamo molto orgogliosi che abbiamo fatto questo videoclip perché era una sfida. Abbiamo preso la canzone, secondo me, più difficile. Sono stata molto stupita perché quando abbiamo iniziato a pensare cosa possiamo fare. E abbiamo pensato di questa canzone, non abbiamo trovato niente, non abbiamo trovato nessun clip, nessun video professionale. E per me era molto strano perché la canzone è bellissima. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno visto il nostro clip, il nostro video, perché abbiamo ricevuto tantissimi commenti positivi. Grazie, l'abbiamo fatto per voi. Anche per noi era una cosa molto molto importante, però ci fa tanto piacere che questo nostro video è piaciuto a tutti. E
Volevo ringraziare anche tutte le persone dalla nostra team, perché abbiamo avuto una squadra dei professionisti e sono le persone meravigliose. Grazie e spero che riusciamo a fare ancora qualche cosa bella insieme, perché mi piacerebbe tanto.